battaglia a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo gameplay su The Walking Dead The Final Season. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Eccoci qua di ritorno, non riesco a crederci nemmeno io ragazzi. Potete ben vedere dietro che io e Rodrigo abbiamo allestito tutta la parete dello studio con i vari poster che avevo. È fighissimo, questo è poco ma sicuro, poi ve la faccio vedere, non vi preoccupate. Finalmente ragazzi ci siamo, possiamo andare a giocare in ritardo, ovviamente perché Giocherina arriva sempre in ritardo su tutto, il quarto ed ultimo episodio di questa serie che si intitola Ritorno a casa. Non mi ispira niente di buono, sinceramente. Vi ripeto che io non ho guardato manco il trailer per non spoilerarmi proprio niente di niente di niente. L'unica cosa che mi ricordo del terzo episodio, ragazzi, è che alla fine io avevo deciso di non sparare a Lily. E questo purtroppo ha avuto, mi sa, delle conseguenze che potrebbero non piacermi, barra piacerci. Per cui io chiedo scusa in anticipo a tutti per il grosso errore che ho commesso. Ma niente, non vedo l'ora ragazzi, andiamo a giocare. Comunque suppongo che ci sarà un riassunto, un riepilogo, ci deve stare per forza. Ok. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head. Chi se lo scorda quello? To atone when I did something bad. To show mercy sometimes. I always listen to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me not to shoot Lily, and she... She killed James. Ecco. I got mad. So mad. I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Ok raga, mi sono salite un po' di lacrimette agli occhi perché avevo dimenticato il dettaglio che quella maledetta di Lily ha ucciso James. Il non spararle aveva portato a questo principalmente e l'avevo dimenticato. Cioè il cappello di Clem è tipo il cappello di Indiana Jones, cioè non lo puoi perdere. Hang on, I'm coming. Ok. Con calma e sangue freddo. Per quanto sembra impossibile. Calma e sangue freddo, attenzione, siamo entrati ragazzi proprio in un momento. Uff. Lasciate andare. Lo sapevo. Promise? Sì, sì. Promise. Io ti acchiappo. Miracolo. Premi RT. Ok. All'interno c'è. Cioè. Ok. Ti acchiappo. Stava sfuggendo. Sì. Un secondo. Oh, ti ho preso. Oh. Now what? We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. No, infatti, proprio. Moltissimo non gliene rimane, questo è poco ma sicuro. There. We can climb down from there. Okay.
Non so di come ci arriviamo. Ok, we've got to jump. Certo. Una cosa semplice. Tanto se sta per rompere. You'll need a running start. I don't know, Clem. Non è che abbiamo molte alternative. Puoi farcela, puoi farcela. You can do this, AJ. Just run and jump. You got this. I got this. Dai. I got this. Non abbiamo alternativa. Forza, forza, AJ, forza. AJ, what do we do when we're scared? Bel respiro. Better? Sì, sì, proprio better. Benissimo, guarda, sapere che sto per saltare nel baratro della morte, proprio fare un respiro è l'unica cosa. Come on, Clem. Sì, 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 sì. Dammi un attimo, No. You can do. I'll find a way there. Now go. Oh, che caspita! Dai, Madonna che ansia, ragazzi, cioè non si può ricominciare un po' video su YouTube con st'ansia, ansia pronta. Pigliatevele voi ragazzi, poi torna qualcuno a riprendersele. Sì, presto, ci sono. Sei tranquillo, AJ. Ecchi me. Voilà. Sì, certo che posso farcela, forza e coraggio. Oppla. Oh, hai visto? Sta per esplodere. Oh merda, cosa ci aspetta laggiù? Oddio, sembra l'apocalisse qua, sembra la fine del mondo. Anche se probabilmente lo è da un lato, però. Oh merda. Pure questo ci mancava. Oh, ma non vedi che siamo già abbastanza incasinati qua? Non vedi che è un problema questo? Che caspita gli devo fare? Oh, ok. Sì, vabbè, tu parla quanto te pare. Tum, attenzione, Clem. Aia, dritto nelle pallotte. Dritto in testa. Lasciamo la festa, voi divertitevi. Bastarda. Madonna. Prima o poi, te lo giuro, ti renderò quel colpo che non ti ho dato l'altra volta. You already had your chance. I could have done the same back at your school. I'd say we're even. Let's both just turn around and walk away. Shoot her, Clem. She stabbed James in the back. You're a coward, abandoning your people just when they need you most. Something I learned from Lee when he left me on the road. Non nominarlo. Without reinforcements, my people will lose their war. They'll die because of you. The Delta was the first place I called home after years of wandering. Zitta. Thanks. I'll need the ammo. Nothing lasts, Clementine. Not friends, not love, not the place you call home. They'll all fall eventually. Never forget that, or they'll drag you down too. Mi fai pena. You're pathetic, Lily. I hope you can live with yourself. I hope you get bit out there.
Avrei potuto pure dirle: se ti rivedo in giro sei morta, ragazzi, perché mi sono pentita. La scelta di non ucciderla penso sia stata una delle scelte di cui mi sono più pentita nella mia storia da gamer. Bene, inizio col botto, ragazzi, anche questo quarto episodio. Chissà adesso. Mi ricordo che le ultime volte che ho visto Violet l'ho odiata tantissimo, ragazzi, perché si era comportata in maniera proprio totalmente assurda. Chissà gli altri, boh. AJ, ok. È qua. Ovviamente, ragazzi, che palle. Ciao, Luis. Che bello rivederti. Yeah, I did. You have no idea how happy I am to see you right now. Davvero. I think I have some idea. Get the fuck off of me. Ok, demo se la fa. Mori pure te. Questa che ha fatto in faccia. Oh my god, Violet! Clem, where are you? Luis, get over here, she's hurt! Where's Minnie? What? I don't know. We headed towards the boiler room to stop the bomb, and I just... Whoa, slow down, you're... Where is she? Luis! Okay, Vi, we've got you. Come on. Oddio Gesù, raga. Oh, shit. Can you see? I don't. Just don't let go of me, okay? Clem! Okay. You can't stay here. Me l'ero appena detta. Che ero arrabbiatissima con lei. Che non la potevo vedere e adesso me la presentano in questo stato. Come si può essere così insensibili da far finta di niente, raga? E vai. We knew this would happen. Violet, are your eyes fucked up? They're fucked up. We just have to get off this beach. Per cercare una via di fuga, è una parola. Qua. Look! Around. Ruby, Willy! Oh, dobbiamo aiutare tutti, qua. Io non sopporterò. Non sopporterò altre perdite, ragazzi, ve lo dico. Madonna santa, te la sparo in mezzo agli occhi. Dio santo. E che caspita. You. Pure. Pensateci voi, ragazzi, grazie. Avete risparmiato una freccia. No! Get away from her! Pure con lei ce l'ho a morte, raga. Ce l'ho di brutto con Mimi, Se mi chiedono di salvarla, non so cosa fare. Troppo tardi. Chiedere di salvarla è troppo tardi, l'hanno morsa. Quindi non c'è niente da fare. Dai, ragazzi, dai. I'll be right behind you. Second I see an opening, I'll make a break for it. Mi copro io. Andata. Clementine, the stuff I said on the boat in the cell, I worry about that later. Oh. Be careful. Te lo prometto. AJ, go with him. No, I'm staying with you. È pericoloso. Thanks, Kato. Vabbè.
Attenzione, eh. Attenti, raga. Io mi copro, anche se la mia mira fa grandemente cagare, vi prometto che io mi copro. Oh! Lì, dove vai tu? Ok. Sì. Ma questa dove trova tutta stare? È finita per te, Mini, basta. Cosa dovresti volere? Oh! Ma tu stai fuori di coscia, amica mia, eh? Esplodi, va, va. Attenzione! Oh, ecco. Beh, lei è destinata a morire. Il mio coltello è sparito, proprio se... Ah, si è volatilizzato. Ok. E che cos'è che dovrei fare in merito? Allora... Non puoi affrontare lo sciame. Tim! Ecco, adesso Tim probabilmente vedrà che la sorella sta morendo. Tu vai. Non posso affrontare lo sciame, allora... fuggi! Oh, Flem! Che è sta flemma? Dai, Oh! No, via. Mori, va. Me caccio in faccia. Grazie a te. Grazie. Questo lo prendo io. Adesso sì che siamo al sicuro. Ripeto, come faccio adesso ad avercela con Violet, ovviamente? Non posso. Oh, ma non male che questi sono lenti, noi andiamo sempre via correndo. We don't know where it goes. Well, we do know there's walkers in the other direction. But move it, dummy! Se puoi salvare le chiappe! Non abbiamo altra scelta. Speriamo che non ci sia niente di più orribile dei vaganti, il che lo vedo molto difficile. Certo, se rivedessi la faccia di Lily, sì. Però. We're safe, but not for long. Damn it. It's so dark in here. This sucks. I'll figure something out. Vabbè, dai, uno spiraglio di luce c'è. Costruisci una torcia, che so io. Esamina la parete della grotta. Vediamo. Ah, beh. Perfect. Flint. Questo è una pietra focaia. Che cosa possiamo bruciare? Qualche faccia di zombie, ma non so se si effettua la combustione. Forse un vestito dello zombie, magari. Ragazzi, avreste un accendino a prestarmi? Mi sa di no. Va bene. E te? Clem, did you see Minnie out there? I didn't see her anywhere. È stata morsa. But that doesn't mean she's... La verità. I saw her on the beach. She was bitten, Ten. So, she'll go to the next place. Sophie. Dopo quello che ha fatto e come si è comportata, sicuramente in paradiso. Sì. Va bene. Ah, una cosa, ragazzi, ho dimenticato di dirvi che purtroppo il mio microfono mi sa che non funziona più. Inspiegabilmente non funziona più, per cui fin quando magari non riesco a prenderne un altro, dovrete sorbirvi l'audio con la eco e tutto il resto. Mi dispiace, raga, però purtroppo non si può fare altrimenti. Cristallo, come quelli di... Come quelli di Crash. Appena sento la parola cristallo, a me viene in mente Crash. Qua c'è della legna. Interessante. Ecco.
il bastoncino invece che era poco dietro il mucchio di legno. Ok. Ci siamo. Just needs something to burn. È la legna, l'ho presa, Clem, il bastoncino. Però quello è troppo bagnato per bruciare. Allora, qua non possiamo andare da nessuna parte. E che caspita. Vediamo di qua. Scusa, Jesse, non ti cago, ma ho abbastanza premura. Cavolfiore. Another one. Gotta get home before AJ can play with it. Ma scusa. Cavolfiore di sicuro è. No way we're swimming through that. Dicevo, il cavolfiore di sicuro è tipo chimico, cioè avrà pieno, starà pieno di radiazioni. Ah! C'è un cadavere qui. Interessante. Grazie, ma stava di veri. Alla fine è sempre l'ho morto, l'abbiamo preso. Alright. Oh. Hey, good. Ora sì. Look, there's another tunnel over there. It's too far. Attraversiamo. Gotta find something to help us cross. Sì, ragazzi. Come sempre volete unirvi al party e nessuno mi ha invitato. Don't worry. We'll be home before you know. Magari ce l'ho un'idea. Questo mega tronco qua in qualche modo si dovrà pure poter spostare, no? Infatti. Oh yes. Spingi, spingi. Non abbiamo altra scelta comunque, quindi tanto vale provare, eh. Ecco qua. Attenzione ragazzi, boom! Ok, we just need to go across one by one. And then we'll move the rocks out of the way. Ten! Salvalo, salvalo! Oh! Ma che cavolo! AJ, get back! AJ! Oddio! Ma proprio James ci doveva stare là in mezzo! Perché raga, vi ricordate che lui credeva che i morti non sono davvero morti, sapete, no? Tutta quella storia là che mi hanno fatto pensare che i zombie comunque hanno un'anima, è quello che le pare. Però cioè, io capisco quello che voleva dire. Ma cioè stare qua significa farsi ammazzare e diventare come loro. Dai raga, un po' di fuoco, qualche marshmallow, non so se ce l'avete. Dai, dai Clem, dai Clem, non me fa scherzi. Oh, e che palle questi. Fatevi in bagno, va! Dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Oh. Ciao! Acqua Park! Vedrai come ti divertirai ad andare giù! Mi dispiace James, è stata colpa mia! È stata colpa mia. Non ci resta che andare. Guardateli là come se ne vanno in giro in fiamme. Con tutta la flemma del mondo. Madonna, che caratteristico. Aha. Bene. E si sa che le grotte sono tipo dei labirinti. E da che diavolo di parte dovrei andare? Aha. Non una, non due, non tre, ma ben quattro vie dove potersi avventurare. Alright, which way do we go? Ten, do you see a light down any of these tunnels? AJ, still with me? AJ?
AJ, please. We have to keep moving. There's nothing after this. What? James isn't in there. He looked right at me, and his eyes were empty. There's nothing after we die. Nothing but empty eyes. Mi spiace. AJ, I know he was your friend, and I know this is terrible. Please don't say you're sorry. Okay. Why did you make me make my friend go away? Everything is just wrong. Ucciderò like male per te. On the floor and you just can't get it back. AJ, every time you kill, you become a little harder. I'm scared of what you might become. Murdering Marlin was the start for you. I wanted to keep you safe from all this. I wanted to guide you. Keep me safe? You say don't be soft, but everything that you do just messes up my head. Be strong, be brave. If something wants to hurt us, shoot it right in the head. AJ. When we were talking with Abel, you stabbed him and stopped him from becoming a monster. You made killing look so easy. AJ, please, that's enough. I'm sorry. I'm just scared something will take you away. Aren't you scared of that too? Having to leave the world behind? È una paura che hanno tutti. Listen, kiddo. Everyone is scared of dying, of what happens after. Especially if it's nothing. I don't want people I care about to leave, Clem. I have to kill anyone that tries to take them away. I do. I believed you when you called me a murderer about Marlin. I don't think that murder means the same thing as it did when you were little. In a world that's gone now. I think that murder now is just protecting the people around you. Omicidio, omicidio. Murder is a thing that makes us safe. Enough, AJ. Murder is murder, nothing else. A human life is precious. No, food is precious. Bullets are precious. We need those to live. But we don't need bad people who make things wrong. You're too young to understand. You're just a child. So are you. I know you want to be big for everyone, but you're just a kid. Like me. Sometimes you're scared, just like any other kid. So I'll help. You said all the policemen and firefighters died. So, I'm gonna be a new one. Even if I don't get it just right, I am. Because all it means is killing bad people who hurt other people. And I'm good at that. Like, I think I could be the best voglio una vita diversa per te. AJ, that's not the future I want for you. I love you too much, and I see you slipping away. Getting more violent, more angry, more lost. You shouldn't be afraid of that. I won't let it happen. I need you to trust me, Clem. That I can tell the good people and the bad people apart. That I know when to use my gun. And that you'll let me decide for my own. Non sei ancora pronto. I don't think you're ready, AJ. You're too little. You don't trust me? I can't trust you to make those calls. You can't, or you won't? Can't or won't? Which one? I've raised you since you were born, AJ. And it looks like I have a long way to go. Okay. Feel
that? Yeah, that's the way out. Come on. Che cavolo, raga. Che cavolo. Questo è stato un momento estremamente importante. Momento in cui AJ ha, diciamo, in qualche modo voluto riorganizzare i propri pensieri, le proprie idee, le proprie sensazioni riguardo tutto e decidere, tra virgolette, di prendere una certa strada. Sarebbe a dire quella di farsi giustizia da solo, quella di poter scegliere per sé quando uccidere qualcuno. E questo è stato il frutto, a mio parere, di tutte le varie situazioni che AJ ha vissuto insieme a noi. È stata appunto la conseguenza delle varie scelte che abbiamo fatto, che come lui stesso ha detto, effettivamente, ragazzi, non hanno fatto altro che confonderlo, perché effettivamente le mie scelte sono state altalenanti, nel senso, in alcuni casi abbiamo deciso in certi modi, in altri casi nel modo opposto, quindi questo non ha fatto altro che alimentare questa sua confusione che però non l'ha portato a quello che noi avremmo voluto, cioè ad essere comunque una persona sensibile. Anzi, sono molto dispiaciuta da questa cosa, ragazzi, perché speravo di poterlo far diventare non buono, in che senso, di poterlo far diventare una persona che sa usare la propria sensibilità, e la sua sensibilità non si è sviluppata per niente, a quanto pare, anzi le mie scelte non hanno fatto altro che alimentare il suo cinismo e la sua insensibilità. E vi dirò la verità, ragazzi, che questa cosa mi fa stare proprio di merda, perché vi ripeto, io speravo davvero con tutto il cuore invece di poterlo educare alla sensibilità, cosa che lì ha fatto con noi. Comunque è stato un totale fallimento questo per me e mi dispiace. Vabbè, ragazzi, allora, mi ha appena salvato la partita, è stato davvero davvero un bel inizio per questo episodio, sono molto soddisfatta, le mie aspettative sembrano essere ripagate, vedremo dove andrà a parare tutta questa storia. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!